buongiorno. Grazie per aver preso parte a questa intervista. Io inizierei con farti due domande molto semplici per permetterti di presentarti. Come stai e cosa fai in Toscano? Allora, io sono Carlo Anzani, sono real estate presso l'agenzia, titolare dell'agenzia di Erba, e il mio lavoro è incentrato sul territorio di Erba. Niente, siamo rientrati da questo lockdown con uno spirito sicuramente pronto per ripartire, con tanta energia, perché abbiamo comunque lavorato da casa grazie alla struttura toscana. Quindi sicuramente l'attività si è rallentata un attimo rispetto all'attività lavorativa normale in ufficio, però abbiamo comunque lavorato e portato a casa anche dei risultati, assolutamente grazie alla struttura toscana, al gruppo toscano, che ci è sempre stato in aiuto. Quindi qual è il tuo bilancio di questo periodo di lavoro da casa? Allora, per sicuramente i primi giorni del lockdown sono stati giorni un po' così di smarrimento. Poi abbiamo fatto videochiamate, parlato con clienti, effettuato comunque ribassi, acquisizioni, e sono sempre stato in contatto con i proprietari degli appartamenti che gestisco, quindi il mio periodo di smart working è stato proficuo. Sicuramente da questo periodo ci si poteva aspettare magari una fase, diciamo così, di rallentamento, perché poi non ci siamo mai fermati in realtà. Anche perché durante questa fase hai sperimentato sicuramente delle nuove modalità di lavoro con gli strumenti che l'azienda ha fornito. Quindi quali sono quelli che hai trovato più utili e quelli che continuerai a utilizzare in futuro? Allora, sicuramente la prima, le videochiamate, e soprattutto per immobili vuoti cui i proprietari risiedono fuori comune. Quindi la videochiamata può essere sicuramente molto utile. Come molto utili saranno ancora tutto quello che riguarda la modulistica editabile, per non parlare poi dei virtual tour, che quello è il futuro. Il virtual tour è sicuramente una carta vincente, assolutamente. Probabilmente avrai anche seguito i webinar che abbiamo fatto per quanto riguarda... Non me ne sono perso uno. Come li hai trovati? Assolutamente sempre molto interessanti, non si finisce mai di imparare. Quindi benvengano i webinar, la scala per arrivare in alto è lunga e ha sempre un gradino in più. Quindi, superata la fase di lockdown, passiamo a quella del 4 maggio, e quindi io ti chiedo come ti sei organizzato tu personalmente per la riapertura e come procede il tuo lavoro dalla riapertura. Sì, abbiamo seguito tutte le procedure dettate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Lì abbiamo provveduto a sanificare gli ambienti, abbiamo comprato tutta una serie di mascherine, guanti, calzari per effettuare gli appuntamenti, per incontrare i nostri proprietari degli immobili. Ci siamo organizzati con classici cosiddetti dispositivi di protezione individuale per ripartire in piena sicurezza e svolgere il nostro lavoro finalmente dall'ufficio. A spostarsi anche solo per cambiare stanza, sì. Dalla casa all'ufficio. Quindi in questa prima settimana alla riapertura arrivano richieste di vendita, cioè come vi siete organizzati poi nella gestione concreta, quella pratica degli appuntamenti? Cioè, ci stiamo organizzando per quanto riguarda la gestione degli appuntamenti, fornendo ai nostri clienti tutta una serie di dispositivi di protezione individuale, mascherine, guanti, calzari. Facciamo vedere comunque che siamo un'azienda attenta alla sicurezza, sia nostra personale, sia dei clienti. È una dimostrazione ancora di più della forza del gruppo Toscano. Quindi, stando in contatto con i clienti, avrai notato un cambio nelle esigenze abitative, probabilmente. Non so, c'è stata una richiesta diversa, sono cambiate proprio le esigenze dei clienti? Si è rivalutato notevolmente nelle richieste le abitazioni che hanno un giardino, un balcone, meglio se abbastanza grande, in modo da permettere un pochino di vita all'aria aperta. Quindi sicuramente le persone che ora sono alla ricerca di un immobile privilegiano sicuramente immobili con balconi o giardini, comunque un'area esterna. Senza uno spazio esterno è un... In questa fase sarà stato dramma, però sicuramente pesante. Secondo te qual è la tipologia di immobile più richiesta in questo momento? Fondamentalmente sono sempre bilocali o trilocali. Diciamo che il trilocale sta prendendo sempre più piede, nel senso, perché il trilocale è un po' visto anche come l'immobile di più vivibile. Diciamo che il trilocale è la prima tipologia più richiesta, a seguire il bilocale. Con i proprietari degli appartamenti, come vi state organizzando? Sto puntando sulle videochiamate, perché comunque ritengo che sia il futuro. Comunque molte persone
preferiscono ancora incontrarsi direttamente. Allora si incontrano le persone magari in spazi esterni, mantenendo le distanze di sicurezza, si fa capire al proprietario che siamo attenti anche alla sua sicurezza. Quindi a questo punto io passerei a una fase dell'intervista in cui ci rivolgiamo ai clienti. La mia domanda che ti faccio è sul cosa consiglieresti a chi deve, ha l'esigenza di vendere casa e deve farlo ora. Allora, io consiglierei di non perdere tempo, di affidarsi a persone serie, persone che sanno vendere gli immobili, sanno fare il loro lavoro, sono adeguati, sono all'avanguardia dal punto di vista tecnologico per vendere l'immobile in tempi relativamente brevi, consoni al mercato e sicuramente al prezzo migliore possibile. Quindi cosa consigliamo a chi vuole acquistare casa, chi magari ha esigenza di acquistare casa in questo momento, come si deve muovere e cosa dovrebbe fare? Io consiglio alle persone che vogliono acquistare di non rinunciare ai propri sogni, affidarsi appunto anche nell'acquisto di un immobile a persone competenti che lo possono seguire per il meglio nella visione delle case, che lo possono consigliare. Sicuramente cercare gli immobili giusti per le loro esigenze. È bello investire in qualcosa di proprio. Assolutamente sì. Poi sai cosa? Noi come Gruppo Toscano possiamo seguire anche le persone che acquistano una casa con una consulenza per il rilascio del mutuo. Noi li seguiamo, li facciamo seguire dai nostri consulenti, li seguiamo fino alla stipula del mutuo. Ogni anno abbiamo avuto l'abitudine a guardare l'anno precedente per sapere come si sarebbe evoluto quello successivo. Ti chiedo, cosa ti aspetti dai prossimi mesi dal mercato immobiliare? È una bella domanda. Sarà sicuramente una scommessa, nel senso, sicuramente bisognerà lavorare sodo. Secondo me può essere che ci sia un calo nelle compravendite proprio perché qualche persona avrà dei dubbi. Al momento i prezzi stanno rimanendo abbastanza fermi. È proprio per questo che noi consigliamo ai nostri proprietari che stanno decidendo di vendere l'immobile di non aspettare, ma partire in tempo e non aspettare i mesi successivi, i mesi futuri, perché i mesi futuri potrebbero avere qualche incognita. Secondo me però grossi scossoni non ci saranno, anche perché, come hanno riferito tanti economisti, questa è soprattutto una crisi sanitaria. Va benissimo Carlo, io ti ringrazio per il tempo che ci hai concesso. Ci mancherebbe. Per questa intervista e niente, ti auguro buon lavoro. Spero che sia andato tutto bene, poi mi affido a te. Per...